Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 51esima puntata della serie tedesca. Oggi siamo qui con... Buoni, ciao a tutti. Allora, non c'è Daniele, chissà perché si sarà perso. Questa Comunque, dobbiamo trinciare, per cui affittiamo la trincia. Questa qui avevamo deciso, la affittiamo per un giorno più o meno, mamma mia, sono tanto. Affittiamola per 5 ore per il momento. Poi se non ci basta la affittiamo per di più. E ovviamente anche il pettine. passa qua a rubare. 5 Passa, ore. ecco. Guarda Perfetto. che. Dobbiamo andare al 126esimo. 128 prima. Sì. Mi sono sbagliato tra l'altro. Mi pare che stavo lì io. Allora, abbiamo messo tre nuove mod che sono la zavorra per il fend che adesso vi faccio vedere, uno Scania che l'ho leggermente modificato e il pack delle CSZ, la versione l'ultima, la 8.0, in modo da avere anche la pala per poi spingere il drittato quando lo faremo. Per il momento svuotiamo lì per terra. Comunque adesso facciamo il primo carro, lo svuotiamo per terra, poi guardiamo se diventa troppo complicato, evitiamo di svuotarlo per terra, lo svuotiamo direttamente dentro. Nemmeno. Vediamo se si è complicato. Ah, ecco. Qui ci siamo dimenticati di raccogliere la paglia, però vabbè, la raccoglieremo un'altra volta. Allora, abbiamo detto 128. Si Campo stai? eh? Muovendo. Ma muovendo, ma sono Ah, di qui ci fa il 128? No, mi sa di no. Un pochino più avanti, se si va. Oddio. Vai. Io ci arrivo per così al 128. Perfetto, al 128 ci siamo arrivati. Ora, vi faccio vedere questo. Questa è la zavorra praticamente. Allora, chiudiamo la porta. Questa è la zavorra e davanti si attacca meglio rispetto a quella di Ago. Ora, attrezzatura CSZ, una delle ultime, eccola qui, la lama dozer. Bella, mi voglio. Vediamo. Ma avete detto che l'attacco è strano, ma per questa va bene. Allora, vediamo un attimino. Che comandi aveva? Aveva qualche comando, mi sembra. Stacca. Ah no, da giù però. Allora, infatti. Posizione. Allora, fermo. Allora, profilo da granella. Profilo da scavo. Così. Poi, aggiungi pesi. Comunque non si vedono neanche. Posizione operativa. Eccola qui. E Hello. così potremo spingere tutto il nostro bel trinciato. Sì, ci sta. Adesso, Simo, vuoi portare la trincia a campo? Ecco, almeno io porto questo al biogas. Ottimizziamo i tempi, poi iniziamo a fare una mini trinciatura perché comunque stasera abbiamo iniziato tardi. Poi io dico sempre stasera, ma poi vi dico vedete a mezzogiorno. Però quando nel senso stasera, vabbè. Non è vero però. Perché questo video io l'ho registrato ieri sera. Niente, 146.000 euro. Adesso poi vi faccio vedere anche lo scagno che ho inserito. Abbastanza bellino, dai. È uno streamline, un R730. L'unica pecchettina che sono attimino trovato è stato un pochettino lo sterzo, perché se si frena non ha l'ABS praticamente. Se si frena mentre si sterza deve andare molto bene. Ma una volta qui lo dimenticavo, non si fa niente, no? Non l'ho usato. Non so, perché tipo nella mappa originale una delle... Uno di anche devo nutrire una cosa, va bene, tanto ce la fanno ancora di mangiare.
I giratori si potrebbero già? Domanda. Non lo so, cioè in teoria sì, però vabbè, non pensavo di fare. Ringia tutti i giratori. Non mi sembra il caso. Solo domande, come dire. Va bene. Va bene così. Perché in teoria farming lo legge come mai, però non mi sembra proprio il caso di trinciare il giratore. Poi faremo una hip qua e con questo andremo via. Adesso noi abbiamo il nostro trattore qui da aspettare. Ah, sì, ma è già arrivato, perfetto. Cioè, c'è Daniele che ha appena scritto che ha appena finito col trampolo e non sa se riesce a venire. Per cui mi sa che non lo vedremo neanche oggi. Ma forse domani sì, possiamo partire. Aspetta, che mi faccio largo, aspetta. Oggi Daniele si è fatto 52 ettari. Perché? Se dice col trampolo questo non ci male. Oh no, è più bello. Qualcosa di vedere. Ok. Può partire? Un po' complicato, però. Non si vede bene, capito? Non dico mai se sono tre piante. Ah, in effetti. Vabbè, dai. La prima trinciatura della stagione. Adesso è da tanto che non trinciamo, mi sa che l'ultima volta che abbiamo trinciato quella? L'ultima volta che abbiamo trinciato, primo, se abbiamo trinciato era sulla Pinterpa. Ma mi sembra che nemmeno l'Avis non abbia trinciato. Ma che bancato, Dova! È la bianda, Cioè, c'è leggermente qualche problemino di lag, ragazzi. Corpo! Oggi si sbatte con... Mamma mia, che po'. Sono rotto la lama, venne. Neanche il mio muso. Si è pagato un coso, te? Che sì? Cosa? E si è buggato un duo qua. Cosa ti hai buggato? Oh, cagliera che te. Comunque se ne fa, è di mai, se abbiamo fatto pochettino. Abbiamo aspetta. Fatto 10 minuti lì. Poi in più c'è, come dice Simo, il pettine davanti è ciupito. È ciupito. Se era più grosso era meglio. Però noi altri ci vogliamo così. Poi vedremo, magari acquistiamo questo, non lo so, perché comunque i campi sono grandi. Se volete consigliarci una trincia che non sia la katana, che praticamente sia fatta abbastanza bene di medie dimensioni, tipo questa. Non so, poi magari prendiamo questa. Bisogna ancora vedere. Se volete consigliarcela, perché mi avete già consigliato la katana, ma non è il massimo, perché se poi per esempio magari c'è Daniele o Pietro o qualcuno, Simo adesso stai giocando per gli altri tu. Sì. Se gli altri giocano a livello hard lì, normale o Mike, sembra che si veda buggato qualcosa di ombre, tipo invece che vedere dentro il tutto nero. Questa è una vecchia versione, ora non lo so. Comunque ragazzi, dato che me lo chiedevate in davvero tantissimi, mi sono deciso a fare il foglio, quello di lo spreadsheet di Google, dove ho inserito tutte le mie mod che uso su Eurotrack. Quindi l'ultimo link in descrizione c'è scritto mod Eurotrack Simulator 2 mod, una cosa del genere. Schiacciate lì, li trovate, il nome della mod, quando è stata aggiunta, la versione su cui l'ho testata, e lì.
Quindi ci ho messo qualche oretta solo per provare tutti i link. L'ho detto anche nel video di Eurotrack che uscirà più avanti, tra qualche giorno. Dato che comunque voi eravate sempre di più a chiedermi quali mod usi per Eurotrack, quali mod, e mi sono deciso di cercare un altro. Le rate non gira. Come non girano? Ma dai! Qua girano, no? Io le vedo ferme. Anch'io? No, ma sai cos'è? Eh sì, infatti, a 10 all'ora è come se stessero ferme, sono quei, come si dice, gli effetti ottici. Sarà un effetto ottico, che quando le... Sì. Mi sembra che l'avevamo già riscontrato in una serie tarsisti, questa cosa qui, però. Una serie tarsista ancora sulla lancia arcana, la serie più duratura che ci abbiamo perso dentro secondo me è stata quella lì, perché ne abbiamo fatte due di quelle serie, cioè una solo per noi per vedere come sarebbe funzionata e poi una registrandola a voi, che abbiamo portato praticamente due serie uguali identiche, e poi vabbè la terza sulla Bielefeld, che questo qui vi porta una puntata ogni tantissimo perché Daniele c'è poco e quando c'è lagga, per cui io non so cosa farci. A Cantina. parte che mi sembra che anche Simo non è che sia tanto da meno stasera. Una sera che non laggo io, lagga Simo. Per la seconda volta in tutta la sua carriera di farming. Non gli fai niente. Niente, non gli fai. Abbiamo gli organizzati. Quindi siamo più produttivi, che sono già al 98%. Primo al bombo comandi. Cos'è che fai tagliare i Allora, taggo una taglia d'acqua. campi? Ah, ecco. Ciao, buonanotte. Aspetta, che sta succedendo un casino qui. Un attimo, eh. Allora. Un attimo che è successo un casino, non vorrei non star più registrando. Vabbè, ragazzi, mi scuso per la puntata un pochino più corta, ma comunque... No, ancora 50 litri. Mi senti? Ecco, mi si è mutato anche TeamSpeak, aspettate. Ok, ci sono. Vai ancora? Ecco, basta. Ok, questo carro è pieno. Se adesso eravamo in tre era meglio. Vuoi fare cambio che io trincio tu tre e tu stai sotto col carro o no? No, qua. Va bene ragazzi, da Aden è tutto, mi scuso per la puntata un pochino più corta, forse anche un po' troppo, ma davvero non posso farci niente. Niente, ciao a tutti.